Buonasera a tutti e a tutte, sono Simone Morini, autore di Nameless Land, e in questo video cominceremo a parlare del setting del gioco di ruolo post-apocalittico, appunto Nameless Land. La storia di Nameless Land è molto vasta, perché ogni espansione ha portato la storia ad evolversi. La seconda edizione stessa ha portato avanti la storia del gioco, mutata a seguito dell'innesco di un evento molto particolare, di cui cercherò di spiegarvi. Ci troviamo nel 1700, l'epoca degli Illuministi, movimento all'interno del quale Constantin Rut diceva. Sosteneva che la tecnologia in un futuro ci avrebbe distrutti. Secondo lui, infatti, la tecnologia doveva essere in mano solo di pochi eletti e quindi centellinata al resto della popolazione comune. A causa proprio di queste sue idee, venne allontanato dal movimento degli Illuministi, ma creò una sua stessa organizzazione affinché la sua ideologia non morisse. La sua era una convinzione radicata, tanto quasi da renderlo un profeta. I suoi adepti, nel corso dei secoli, si sono infiltrati nelle organizzazioni mondiali e quindi specialmente nell'organizzazione di stampo militare. Poi, in seguito allo sviluppo della bomba atomica, Constantin vide realmente una via di fuga nel caso in cui la tecnologia sarebbe davvero arrivata a prendere il controllo della popolazione. Non c'erano vie di mezzo per lui, una tabula rasa che avrebbe cancellato la storia così come la conosciamo. Chiaramente lui e i suoi adepti sarebbero rimasti in vita per portare avanti il mondo regnato dalle sue ceneri. Dopo la morte di Constantin Rut, uno scienziato di nome Keval Yagadesh sviluppò degli innesti prima di supporto e poi di completa sostituzione, letteralmente la possibilità di trasformare l'uomo in una macchina. E questo avvenne perché nel 2052 nel mondo ci fu una vera rivolta dell'uomo contro quegli uomini e donne che ormai erano diventate delle macchine, la guerra delle biomacchine, che culminò nel 2052, nel 17 gennaio del 2052, con la pioggia di testate nucleari che devastò l'intero mondo, le quali seguirono poi testate e impulsi elettromagnetici per distruggere ogni traccia di tecnologia sulla superficie del pianeta. E di chi era l'unica tecnologia ancora a disposizione? E soprattutto chi aveva lanciato questi ordigni nucleari? Il Rut. E in seguito del mondo, come lo conosciamo, non rimase più niente, o quasi più niente. Qualche sopravvissuto riuscì a organizzarsi, a riorganizzare la società. Le biomacchine vennero quasi tutte annientate. Nel frattempo, ovviamente, gli anni sono passati, ci troviamo a 350 anni dal grande disastro, sotto un nuovo tipo di ordine mondiale. Sono sorti gli otto dominatori che hanno controllato i vari continenti del nuovo mondo. Sono nati grandi, piccoli insediamenti, guerre interne per accaparrarsi risorse come il carbone, oppure per svelare i segreti della Green Factory, oppure ancora per prendere il controllo delle orde di razziatori nelle terre brute, o ancora per scoprire cosa si celasse all'interno dell'isola dannata. Insomma, ci sono veramente tante storie all'interno del nuovo mondo. Ed è tutto specialmente spiegato all'interno di questi cinque monoliti, che più di tutte portano avanti la storia del nuovo mondo. Ciascuna di queste ha un personaggio principale, e tramite la sua storia poi si viene a costruire non solo il passato, il presente, ma anche il futuro del nuovo mondo. E la storia di questi diari verrà condensata all'interno del manuale di background che sarà a sua volta all'interno della scatola di Nameless Land. Abbiamo Alfiere di Ferro, l'espansione che vede l'inizio del viaggio da parte di colui che poi cambierà, se vogliamo, il mondo, o meglio, fermerà il mondo dall'essere cambiato radicalmente. Dunctes Virbearis. Tramite il suo viaggio è riuscito a scoprire che le biomacchine esistono ancora nel nuovo mondo e stanno preparandosi una nuova guerra, una nuova battaglia da fare contro il genere umano, l'ultima che le vedrà finalmente conquistare tutto ciò che resta del nuovo mondo. Poi ci spostiamo nel culto della torre, che vede la storia continuare, ma dal punto di vista, diciamo, dei cattivi, se così si vuol dire, ovvero Ismael. Ismael è una torre delle biomacchine. Le torri delle biomacchine sono quelle persone, uomini e donne, esseri umani, quindi non biomacchine, che svolgano compiti in favore delle biomacchine, perché ancora non hanno la mobilità adatta per prendere il controllo degli eserciti di biomacchine addormenti. Nel suo viaggio arriverà a risvegliare la nona regina delle biomacchine, ovvero quel nodo di connessione che mancava per risvegliare tutte le onde. Per farla breve, se le biomacchine avessero un organigramma in cima, vedrebbero Keval Yagadesh, che è il re, ci sono le regine. Al di sotto delle regine ci sono le torri, i cavalli e gli alfieri, ed ecco perché poi tutti questi manuali rappresentano dei simboli di scacchi. Ci spostiamo poi in Dame della Catastrofe. In Dame della Catastrofe invece il personaggio è Demetra Lebrau, un'agente del Rut che viene inviata a scoprire cosa sa Dunctes Virbearis e a mettersi sulle tracce del risveglio delle biomacchine, perché il Rut e le biomacchine esistono ancora e sono ancora in conflitto fra loro. Alla fine della storia, Demetra Lebrau abbandonerà il Rut a causa di una serie di rivelazioni che le vengono portate davanti agli occhi, e alla fine scoprirà che
Dante Spirebearis è già stato raggiunto da Ismael, torturato al fine di raccontargli ciò che aveva scoperto durante i suoi viaggi. A questo punto Demetra, Dantes e una terza figura, Gaertad, il terzo servo del Deus Navitas, un'organizzazione religiosa che invece vuole proteggere la tecnologia dal controllo di altre fazioni. Quindi si metteranno insieme e affronteranno il cavallo delle biomacchine. Uno dei due cavalli delle biomacchine, ovvero lo Steel Horse. Lo Steel Horse era, nella prima edizione, una delle capitali del Nuovo Mondo. Praticamente un treno di merci gigantesco che viaggia nel deserto. Si viene a scoprire che il treno è l'unico mezzo che può portare all'isola dannata, dove si risveglierà definitivamente l'ultima onda delle biomacchine sotto il controllo della mente di Keval Yagadesh. All'interno di questo treno affronteranno tante peripezie e verranno anche a conoscenza di Lokar Damundo, un capitano che dall'ultima tappa del treno li trasporterà con la sua nave all'isola dannata. In Sovrano della Caduta invece l'ultimo manuale si combatterà quella che poi verrà chiamata la Guerra Perduta. Il gruppo di Demetra Lebrau, Dante Spirebearis, Gaertad, la ciurma di Lokar Damundo e i Navitati si scontreranno contro le biomacchine e contro gli agenti del Rut. Avevano un secondo obiettivo, quello di controllare le biomacchine tramite un dispositivo appunto di controllo. Questo ha portato la guerra a un niente di fatto, nessuno vinse, morirono quasi tutti all'interno di quella guerra, le biomacchine vennero arrestate, almeno venne arrestato il loro dominio, venne distrutto il collegamento con i loro re che Keval Yagadesh, ma da quel momento sono state libere di vagare all'interno del Nuovo Mondo. Quindi questo è per darvi un'infarinatura generale di quello che, ripeto, troverete tutto all'interno del manuale di background. Ci sono moltissime storie di cui parlare, forse spero di riuscire a fare dei video che prendono più in dettaglio i vari manuali della prima edizione, ma una cosa che vi voglio assicurare tramite questo video è che non perderete niente di quello che abbiamo narrato all'interno dei 14 manuali che hanno dato vita a quella che è oggi la collana di Nameless Land. Quindi nel prossimo video invece parleremo un po' di meccaniche di gioco e andremo più nello specifico ad analizzare le nuove meccaniche che propone la versione scatolata di Nameless Land, come i combattimenti su plancia, l'esplorazione e la solo mod. Quindi di nuovo grazie per avermi ascoltato fin qui e ci vediamo alla prossima.